E bella giornata Flaming e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati in un tutorial dopo un po' di tempo che non ne facevo, in cui vi farò vedere come cambiare skin in gioco su Minecraft, cioè senza dover chiudere il gioco, andare su Minecraft.net, caricare il file della skin e tutto quanto, ma anche come cambiare il modello del play, quindi farò diventare gigante, piccolino, fare le braccia enormi, eccetera. Che è una mod che fa tutto. Comunque, prima di tutto vi consiglio di utilizzare MultiMC come sto facendo io, che si è messo 1.18 e cambia gruppo, nessuno, qua. Vi consiglio di utilizzare MultiMC, che poi perché li sto chiudendo? Bene, comunque vi consiglio di usare MultiMC perché in modo da gestire tutto per bene. Ho fatto un tutorial su come scaricarlo e lo trovate qui adesso in alto a destra, o più tardi perché YouTube tu lo metti adesso, pare fra un anno. Comunque, questo usare MultiMC, come vedete, se lo apro è Minecraft Vanilla appena installato. Vedete, madonna, non ho manco modificato le impostazioni, l'ho aperto e subito chiuso. Vedete, c'è anche la musica. Super vanilla, non c'è una mod, non c'è niente. Comunque, vediamo come scaricarlo. Ma dopo la sigla. Per prima cosa andate nel link in descrizione che vi porterà sulla pagina download del mio sito, vabbè, dove c'è dove ho aggiunto More Players Models. Il video, vabbè, esce il 7, oggi è il 6. Comunque, clicchiamo su download che ci porterà al sito ufficiale, appunto perché come c'è l'asterisco, quindi significa che il file non è stato né caricato né sviluppato, né è presente il link al sito ufficiale. Quindi vi porterà su questa pagina, cliccate su file e qua scaricate quello che volete voi. Assicuratevi che la versione sia giusta, quindi questo caso 1.12.2, e clicchiamo su download. Qua dovrete aspettare 5 secondi che parte il download, ed ecco qua. Quindi lo salviamo ed eccolo scaricato. Adesso però possiamo già installarlo, però ci serve il file della skin, quindi adesso ho sbagliato. Si chiude magari. Grazie. Qua c'è un po' di skin, ad esempio voglio mettermi questa qua di Mario. Questa skin qui, ad esempio, di Mario. Quindi cosa faccio? Dovete scegliere uno di questi due siti, è la stessa cosa, per impostare le skin devi caricare il file della skin su uno di questi siti di me e Justin, quindi qua possiamo anche chiudere. Uno di questi due, ve lo faccio vedere con tutti e due, quindi IMGUR, semplicemente qua trascinate l'immagine, così, e che è successo? Si è tolto, così, ok. E come vedete vi darà questo coso. Voi trascinate questa immagine nella barra degli indirizzi e vi porterà su questo link. E a voi questo link interessa, perché questo è il link che dovete mettere su Minecraft. Invece per gli MGBB, aprite, trascinate l'immagine, cliccate carica, aspettate che si carica, cliccate, se avete una scheda questa la potete anche chiudere, e poi trascinate il coso nel link. Perfetto. Quindi questi sono i due link che dovete utilizzare, come l'immagine è la stessa e c'è solo l'immagine, appunto. Quindi adesso andiamo su MultiMC, modifica istanza, versione, installa Forge e mettete l'ultima versione. Ok, a questo punto andate in mods e mettete la mod. Potete anche cancellarlo se è copiato. Se no, non cancellatelo. Cioè, sparirà automaticamente se non si è copiato, perché verrà spostato.
A questo punto potete avviare Minecraft, cioè potete anche avviarlo anche prima, però vi ho preferito prima mostrare come caricare i file delle mod. Ecco qua, come vedete in mods c'è la mod players models, avevo visto una cosa. Quindi possiamo creare un nuovo mondo in creative. E una volta entrati, sto laggando un po' che sta generando ancora. Una volta entrati, premendo F12 vi si aprirà questo menu. Qua si toglierà F12 e in survival vi apparirà una qua, vedete, così. Vabbè. In creative per forza F12. E vedete che qua ci sono default e normal che sono identici, come potete vedere. Poi normal facciamo edit, per da qua dove potete mettere un sacco di cose tipo la gonna. No, grazie. Potete fare gli occhi, vedete? Aggiungere gli occhi, che però nella mia skin non stanno bene. Così, qui, cioè, vedete le orecchie. Ecco, così mettiamo verde a caso. Ok, no, a caso. Potete diventare tipo un orso, ecco qua. Diventiamo un orso, però torno un play perché su scale qua potete tipo ingigantirvi la testa, farla enorme. E mi sono dimenticato di dire che su options, mettendo il link della screen dove c'è scritto screen URL, potete cambiare appunto skin col link che avete ottenuto prima caricandola su IMGBB o IMGUR. Fare così. Ecco qua. E se volete modificare tipo non la gamma insieme, potete cliccare qui, ma fare no, vedete che appaiono tutte e due. E adesso però voglio provare a fare una cosa. No. Ecco qua. Perfetto. Vedete che default è. Non si è cambiato pure default in realtà. Quindi facciamo ciao, facciamo normal e new, facciamo così. Vedete che si cambia come vogliamo, qua facciamo tipo rabbit, anzi polar bear, vedete che si cambia. Default è un po' buggato, vedete, sì, sono un bellissimo orso polare che corre, e invece così sono una cosa strana. Che cos'è quel coso là sotto? Comunque, l'unica cosa è che il, diciamo, modello è sempre quello, cioè così io posso, mi fa comunque passare. E se mi faccio piccolissimo, così no, comunque non riesco a passare sotto, cioè sotto i blocchi di un blocco. Comunque, quindi con la manina bellissima è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi alla campanella. Da Green Game è tutto, ciao.